succedeva dal 4 maggio del 2014 che l'Udinese segnasse 5 gol in casa. In quella situazione però ne prese pure 3, era un 5-3 contro il Livorno. La Dacia Arena è un fortino quasi inespugnabile, a parte due episodi negli ultimi mesi. L'Udinese ha sempre pareggiato, vinto, ha sempre fatto punti. È una domenica facilissima da commentare per quello che riguarda il mio lavoro, perché è una vittoria che davvero mette di buonissimo umore i tifosi e tutto l'ambiente. Con me in questa impresa non particolarmente difficile ci saranno i soliti più qualche nuovo innesto. Inizio con il tavolo tecnico, Alessandro Surza. Buonasera, benvenuto Alessandro. Ciao Nick, buonasera. E oggi sarà facile, come hai detto oggi tu, sarà no? Molto quindi facile, andremo vabbè, a vedere cosa stiamo, è successo. Non stiamo a metterla così facile. No, che poi magari scivoliamo sulla buccia. Sulle bucce, esatto. Di banana. Ciao, okay. A tutti, buonasera. Alice Mattelloni invece al PC per messaggi, social e inserimenti vari. Buonasera Nicola, buonasera a tutti voi che ci state seguendo. E sì, hai detto bene, hai detto tutto tu. Questa sera tanti messaggi, sono sicura, da parte vostra. Quindi scriveteci numerosi e poi come sempre avremo il nostro piccolo spazio social per condividere la gioia e l'entusiasmo di quest'oggi dei nostri giocatori. Poi un tridente, attenzione, di alto livello, di spessore e di peso, senza offesa per nessuno dei tre componenti. Ci sono Tiziano Zampieri, Rino Busato, vediamoli un attimo, datemeli regia, eccoli qua, e Franco Dalcin. New entry, Franco, sei già carico, un sacco di polemiche, soprattutto sugli arbitri. Oggi non c'è nulla da dire degli arbitri, però Franco Dalcin mi ha già detto voglio parlare di VAR, e quindi in questo caso ci aiuterà moltissimo il nostro collegamento da Genova, Mauro Bergonzi. Ciao Mauro, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci, siamo pronti e quindi possiamo un po' far respirare e godere chi ci sta vedendo da casa, perché andiamo con la sintesi commentata da Alessandro Surza. Pronti, prontissimi, perché come dicevi tu erano tanti anni che l'Udinese non faceva una manita, la fa con il Cagliari, 9 gol in 2 partite. L'Udinese tra l'altro vuole cominciare bene questa partita, perché è la squadra che perde meno in casa da ottobre ad oggi, solo la sconfitta con l'Atalanta. Vuole partire bene, ma la prima occasione è per il Cagliari. D'Albert scappa via su assist di João Pedro, ci vuole una grande parata di Silvestri per dire di no all'ex giocatore di Inter e Fiorentina. E l'Udinese pressa anche bene, ma è un po' ingenua, come in questa occasione. Makengo e Zeglar non si capiscono, perdono palla, avanza Gaston Pereiro, serve proprio D'Albert che tocca lì per João Pedro, un passettino per aspettare e poi docile il pallonetto, il lob per superare Silvestri. Cagliari in vantaggio, sembra una gara in salita, tornano un po' i fantasmi, però poi ovviamente, come sapete bene dal risultato, non è stato affatto così. Qua rivediamo il gran gol comunque di João Pedro che stoppa, eccolo lì che aspetta un attimo, poi la va a mettere dove Silvestri non può proprio arrivare, ma la Dacia Arena spinge un Udinese che comunque aveva, come detto, approcciato bene la gara. E allora, se l'approcci bene, vai anche a creare le occasioni giuste. Qua Beto la mette dentro, non ci arriva nessuno, arriva Pereira però sul secondo palo che la rimette, colpo di testa di Udoge, miracolo di Cragno. Beto, miracolo di Cragno, poi però non può nulla sul tapina di Becao che fa subito 1-1. Era importante pareggiarla prima della fine del primo tempo con il primo centro in stagione di Rodrigo Becao, che fa 3 in Italia e segna il primo gol a una squadra diversa dal Milan, visto che i primi due li aveva fatti contro il Diavolo. Qua il tapin di Becao che fa 1-1, è un Udinese che però è gasata, c'è anche da festeggiare il giorno della patria del Friuli. Qua Pereira prova a farlo, calcia però male, alto, da ottima posizione, sfiorando il 2-1, però 2-1 che è nell'aria, perché arriva proprio allo scadere al minuto 45, Udoge mette in moto Pereira, grande movimento da attaccante vero di Beto che si smarca del difensore e in scivolata, in estirada, in allungo mette in porta il pallone del sorpasso, il pallone del 2-1, e quindi si va al riposo con l'Udinese in vantaggio. Nel secondo tempo ci si aspetterebbe un Cagliari arrembante, invece c'è solo una squadra in campo, Success, autore di una grandissima partita, mette in moto Beto che stavolta si trasforma in assist man per il nigeriano, che con il sinistro mette alto, non era facile colpire da lì, palla alta sopra la traversa. Poi altro show di Success che mette giù un ottimo pallone, vince un rimpallo, poi Beto fa tutto da solo, prende lo scooter, va davanti a Cragno e mette in gol il pallone del 3-1, doppietta per Beto che si sblocca e adesso fa gol tutto in una volta, non segnava da gennaio, doppietta per lui. E poi, come vedremo, non sarà neanche l'ultima rete della giornata. Qua tutto troppo facile con un Cagliari sbilanciatissimo in avanti, ma è sempre e solo l'Udinese. Allora entra nello show anche Molina, guardate qua, lob pazzesco del terzino che segna di più in Europa,
ed è il sesto gol in campionato, ricordiamo anche due autogol propizzati da lui, quindi sono 8 reti in cui c'è lo zampino di Molina in campionato, più quello in Coppa Italia con l'Ascoli fanno 9, gol spettacolare su imbucata di Success. 4-1, non è però finita perché l'Udinese si diverte ancora, Beto va via sulla sinistra, entra in area e poi strozza troppo la conclusione, para facile Cragno, però questa era una grande opportunità per Beto, e poi arriva il gol del 5-1 con Pereira che porta spasso a mezza difesa, mette in moto Pussetto che va sul fondo, cross leggermente deviato, tutti fuori causa tranne Beto che fa 5-1 e si porta il pallone a casa, prima tripletta in carriera per l'attaccante portoghese che insomma raggiunge quota 11, si chiedevano i gol e Beto li trova, e quindi pallone a casa, 5-1 e Cagliari distrutto. Ci prova nella finale a accorciare un po' le distanze, ma Grassi fa una figuraccia. Doppio giallo, espulso, e quindi Cagliari in 10. Finisce qua con il pallone per Beto. Ci eravamo lasciati prima della pausa con me che avevo sollevato la questione. L'Udinese dopo gli stop per le nazionali torna sempre, o è sempre tornata storicamente in questo campionato, un po' in difficoltà. Alessandro Zurza mi corresse e mi disse no, guarda che anche prima del Torino c'era stata la pausa nazionale e giustamente mi ha colto in fallo e poi vinse 2-0, però oggi... fu una vittoria a tempo scaduto, meritata, legittima, però oggi è tutto un altro discorso. Mi sembra scontato che vi debba chiedere, ve l'aspettavate Tiziano Zampieri una condizione del genere? Perché prima della pausa dicevamo l'Udinese dovrebbe mantenere questa inerzia, avere questa aggressività, speriamo che cosa si deve fare in queste settimane per avere lo stesso ritmo, bisogna allenarsi, concentrarsi, bla bla, però che Udinese. Però abbiamo visto un Udinese che già stava bene prima della pausa e è rientrata ancora meglio, nel senso che la gara di oggi nascondeva molte insidie e per il Cagliari era una partita fondamentale, forse ancora più più che per l'Udinese. Tipo, dimmi che insidie, precisiamole. La classifica, perché comunque i 30 punti, il Cagliari ne ha 25, tu perdi uno scontro diretto, ti arriva a meno 2, rimani comunque un po' invischiato ancora in quella bagarre. Anche perché non teniamo in considerazione quelle famose due partite che devi ancora giocare, perché quelle le devi giocare, quindi ragioniamo su quelle che hai giocato. Le insidie c'erano prima della partita, ma soprattutto durante la partita vai sotto, nonostante tu abbia comunque approcciato bene, perché l'Udinese aveva approcciato bene alla gara, vai sotto ma senza nessun tipo di contraccolpo psicologico, tu riparti da dove avevi lasciato, quindi continui a macinare gioco e prima uno, due, tre e alla fine porti a casa una grande vittoria. Certo, quindi Alessandro Zurza, che io accuso di catastrofismo, infatti presentando gli highlights dice l'Udinese va sotto e si vedono i fantasmi. No? Perché spesso queste partite qua l'Udinese le soffriva. No, ma queste sono voci di tifoso, devi essere più obiettivo. È vero, guarda l'anno scorso, il finale che abbiamo fatto, le soffrivamo queste partite. Franco, vuole intervenire subito. Psicologico. Io l'ho già detto la settimana scorsa. Sì, no? Da Giorgia al Tonight. Che bisogna combatterlo, bisogna smetterla. Voi friulani avete un difetto. No, non vogliamo accuse, è solo complimenti. Ma non è accuse, io da 30 anni che sono qua, quindi sono in grado di valutare le sfumature. Il bicchiere lo vedete sempre mezzo vuoto. Bene Franco, l'Udinese, mezzo pieno invece. L'Udinese è una realtà, è un'organizzazione che non ogni volta dice, come prima, no? Se, partita difficile col Cagliari, se perdiamo siamo 35-32, i calcoli che facevi tu, sì, prima abusato, no? Ma smettiamola, c'è una certezza. Oggi io ho visto dopo tanti anni l'Udinese... Mancava da 5 anni più o meno allo stadio. Forse 8. Era no, non esageriamo, era la partita... Era Udinese-Sassuolo. Con Zico, quindi secondo me... Aiuta, 2017. Fidiamoci di Zurza. Io non sono rimasto sorpreso. Io sapevo che questa squadra aveva una potenzialità enorme, che come capita nel calcio non sempre la manifesti immediatamente, no? Le certezze. Oggi è uscito tutto facile, no? Come alle volte può capitare che con la stessa squadra riesca le cose difficili. Certo. No? Quindi, ma cambiamo l'approccio, no? A queste
difficoltà continue. Ho sentito prima come il catastrofista. Sì. Busato, poi Zampieri. No, attenzione. La visione attenzione. È sempre negativa. No? Attenzione, Franco. La partita era difficilissima, perché se per caso perdi in casa col Cagliari, no? Il Cagliari va a 28, come sai tu che sei perché, preparato. Perché c'è capitato. Noi siamo a 30, siamo a due punti dalla retrocessione. Però adesso, Franco, facciamo chiarezza dal punto di vista delle origini geografiche. Mentre Zampieri della Bassa Friulana, sì, Busato è padovano, quindi, quindi vede il bicchiere mezzo pieno. Ha preso i difetti. Ha preso i peggio difetti. Rino, io sono d'accordo con fatti serio e dammi la tua lettura della partita. Guarda, sangue veneto. No, se tu mi chiedi se mi aspettavo un risultato in una partita del genere, no, perché oggi è stato, al di là del risultato... E qui è il Friuli che ti condiziona. No, ma al di là del risultato oggi c'è stata una grandissima prestazione. Poi mi messaggiavo durante la partita con Alessandro, sono contento per Beto, perché oltre alla prestazione, cioè oltre ai gol ha fatto una grande prestazione, ha dimostrato il giocatore che è e oggi c'è la conferma che lui per dare il meglio di sé deve avere campo aperto e partire. Perché è vero che quando gioca con spalle alla porta fa reparto da solo, no? Come diciamo sempre noi allenatori, con le prime punte fa reparto da solo, fa salire la squadra, è bravo in tutte le situazioni. Però è anche altrettanto vero che quando lui si gira, punta la porta e ha spazio, è devastante. Secondo me è anche uno tra i più forti attaccanti in questa Serie A. C'è ancora tempo per crescere, no? Ancora ma tanto sicuro, da migliorare. Devi imparare a giocare meglio in area, perché in area non si muove ancora benissimo. Qua Zampieri, che è stata una grande punta, lo può confermare. Però a campo aperto, vedi che secondo questa me è devastante. Era una puntata in cui ci lisciavamo il pelo a vicenda. Sì, sì, Franco? Parlavo con un mio amico con cui ho visto la partita, no? E lui mi diceva un po' quello che dicevi tu, no? Che può essere una grande potenzialità. Ma io ho detto, per me deve imparare ancora molte cose, no? Per giocare una grande squadra. Sì. E lui mi ha ricordato una cosa, però, guarda che quel Zapata, quando è andato via da qua, era più o meno così. Poi nel tempo è maturato e è diventato un grande giocatore. Quindi... Forse era un po' di meno a livello di killer instinct, Zapata. Cioè, era molto più educato in certe situazioni, però era meno preciso, meno sì, spietato sotto porta. Questo quasi selvaggio, no? Nel suo... Sì, nel suo, selvatico. Nelle sue espressioni tattiche. Come lo Sclopit, Franco. Però prima vediamo l'intervista a Beto, così dopo commentiamo le parole del portoghese che se la cava anche con un discreto italiano. Mi mancava il gol, sì, però io ho andato a lavorare molto, ho imparato, io so che calcio è così e non devo pensare sempre a segnare, perché io non segnavo, però abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, abbiamo fatto tutto e io credo che senza segnare io ho fatto belle partite. E sono contentissimo per questo gol. Tre gol. Giornata indimenticabile. Prima tripletta in Serie A, doppia cifra. Dai, sì, capolavoro. Sì, sono troppo contento. Mi prima tripletta in mia carriera professionale e mi sento benissimo. Allora, diceva Beto che la sua prima tripletta in carriera, per forza di cose, è la prima in Italia. Penso non sia molto difficile immaginare qual è l'ultimo portoghese ad aver fatto tre gol nella nostra Serie A, però gli unici tre ad essere andati in doppia cifra in Serie A sono, a parte Beto e naturalmente Cristiano Ronaldo, Rui Barros, non so chi se lo ricorda, Franco Dalcin, sicuramente Busato perché è juventino, sappiamo di questa tua, esatto, di questa tua criticità. Però entra in un club ristretto. La prima tripletta, mi sono dimenticato di Mauro, te la immaginavi una prestazione del genere, Bergonzi, da parte di Beto? Perché da un po' tu hai partecipato anche alle trasmissioni che abbiamo fatto precedentemente ed era sempre un po' l'oggetto della critica, della discussione, tornerà al gol, la traversa con la Samp, non ce la fa, bisogno di spazi, e invece è resuscitato, siamo quasi a Pasqua, quindi ci sta. Me l'aspettavo, è un sacco di mesi che lo dicevo che Beto prima o poi sarebbe tornato, un ottimo giocatore, come dice il signor Dacin, deve lavorare per migliorare in determinate cose, però
calcisticamente, tatticamente è selvaggio, ma selvaggio nel senso, nel significato buono del termine. Si potrebbe dire che un animale di in campo, un attaccante vero, che può solo migliorare, ma prima o poi questi gol li avrebbe fatti, erano tante partite che migliorava e oggi ha dimostrato tutto il suo valore, 11 gol e mancano in questa stagione, mancano ancora 7 partite alla fine del campionato e può aumentare il suo bottino, è un ottimo giocatore e farà nel proseguo della sua carriera farà vedere bellissime cose, ne sono certo. A proposito di cose bellissime, ci saranno sicuramente dei messaggi, Alice e Perbeto, da parte dei tanti messaggi, tanti telespettatori. Messaggi. E che stimoleranno sicuramente anche la discussione. Allora vi leggo il primo che ci scrive Eros, che dice: stasera siamo tutti felici per la vittoria meritatissima, grande prestazione, ma io voglio creare un quesito. Da un po' ripeto che De Lofeu è un solista, ne abbiamo la controprova se con lui si faceva o meno di 5 gol, più a volte l'abbiamo visto intestardirsi sui dribbling. Oggi il suo sostituto Success ha fatto 2 assist, un'ottima prestazione. Ora chiedo, secondo voi si gioca più di squadra con Success o Beto in campo o meglio con De Lofeu? E questo è il primo messaggio. E poi ancora ci scrive Andrea da Sarego Vicenza, che più o meno pone lo stesso quesito e dice: volevo fare una considerazione. Qui va bene perché è un messaggio ottimista, mettiamolo così. Secondo me oggi se ci fosse stato De Lofeu accanto a Beto non avremmo realizzato 5 reti, non tanto ottimista. Quando i due fuori classe giocano insieme, devono sacrificare una parte dell'area a scapito dell'altro. Oggi Beto ha potuto muoversi con libertà dove voleva, con risultati soddisfacenti. Inoltre, la costituzione del gioco era proprio indirizzata verso di lui. Per questo, penso che magari utilizzando i due giocatori non contemporaneamente, potremmo realizzare più reti avendo lo stesso numero di occasioni. Che cosa ne pensate? Allora, sulla questione fare tanti gol, chiariamo subito che non ci sono state tanti. Intanto l'Udinese dal 2014 che non ne fa 5, quindi non è che ne fa ogni domenica, no? Però la partita in cui sono stati fatti più gol quest'anno forse era Cagliari all'andata Alessandro, sì. Ed Eulofeu c'era e ha fatto 2 gol, ok? E quindi non è detto che se c'è Eulofeu non fai tanti gol. Però, signori miei, è interessante questa tematica perché a qualcuno di dispettoso la cosa può venire in mente, no? Certo. Non è che Beto fa gol o ne fa tanti perché si gioca più per lui, non essendoci De Lofeu sul quale sono concentrate anche legittimamente le attenzioni. Busato fa segno di no, dice: ma sto dicendo stupidaggine. Argomenti, Busato. Ma no, ma De Lofeu è un giocatore più forte che più qualità dell'Udinese davanti, no? No, la questione non è se De Lofeu è forte o no. Ma no. La questione è se c'è De Lofeu si gioca più per De Lofeu, no, e Beto è meno produttivo. Ma non è vero. No, Beto ha passato un periodo, come passano tantissimi attaccanti, di 3-4 domeniche non faceva gol, quindi non gli riusciva bene tante giocate. Oggi gli è andato bene tutto, ha fatto una gran partita, ha fatto gol, si è sbroccato, perché non ti dimenticare che prima di fare gol non è che stesse giocando proprio alla grande, no? Poi si è sbloccato e gli sono andate bene 2-3 giocate, sì. E abbiamo visto il giocatore di qualche tempo fa. Sì, perché la prima occasione, quella più quando ghiotta, ha preso il palo sì, da un metro. Sì, è vero, e poi c'è stato anche quel suggerimento di Success in sì. profondità con lui che ha tirato una specie di puntale fuori sulla destra di Cragno, sì, giusto? Sì, giusto. E in più anche il corner in cui non è riuscito a ribattere, insomma Cragno ha parato, bravo, però c'erano state due palle mangiate, come si dice in gergo tecnico, no Franco? Guardate che oggi che ha aiutato Beto è stata anche la difesa del Cagliari, che il Cagliari era spesso sbilanciata, erano 2 contro 2, no? E quindi è stato agevolato. Poi che ci siano le qualità, difensori. E poi quando fai gol hai fatto gol, però se le guardate tutte le azioni, sempre in inferiorità numerica, era la difesa del Cagliari. Però perché stava così messo in campo il Cagliari, Rino? Nel senso che questi dovevano... Ha preso gol e poi si è sbilanciato, e poi è diventato tutto facile, ogni volta che prende la palla c'è l'occasione da gol, guarda, occasione da gol, e poi vedi Beto, che altre volte è arrivato davanti al portiere e tirava addosso il portiere. Invece oggi l'ha messa benissimo. Quindi Tiziano. Ma guarda, se proprio dobbiamo trovare una chiave al discorso, premesso che De Lofeu per me deve stare sempre in campo, ovviamente, ma come per tutti, insomma, dall'allenatore in giù. Con Success il gioco di Beto trae un beneficio, secondo me, da un punto di vista tattico, semplicemente perché Success è così bravo nel
riuscire a fare quella prima giocata, tant'è che anche oggi nella trasmissione del pomeriggio lo dicevamo, ma lo vedi proprio anche dal campo, lui riesce a pulirti sempre quella prima palla, cioè è lui che va incontro al difensore piuttosto che al centrocampista e ti fa la prima giocata. Questo permette a Beto di essere intanto più lucido quando poi la riceve e di non dover fare quel lavoro sporco che magari quando c'è De Lofeu che tende più magari ad allargarsi, ad andare a cercare la palla negli ultimi 30 metri per poi cercare una giocata vincente. E quindi ne giova da questo punto di vista. Però, voglio dire, è la caratteristica di Sassès, perché Sassès magari sotto porta non è così preciso, tant'è che difatti ha giocato meno, ma non ha il numero di gol che magari ci si potrebbe aspettare da un giocatore della sua qualità, però ha questa grande caratteristica, cioè è un po' il regista avanzato della squadra. E ma questo è stato anche un po' fuori, cioè parecchio per fuori gioca, per questioni fisiche, no? Certo, però per chi gioca davanti a lui, in questo caso Beto, ne trae un beneficio. Ecco, però sappiamo che Sassès non ha uno storico, no? Come fanno tutti, possiamo andare su Transfermarkt o su Wikipedia, però è meno precisa. Vediamo quanti gol ha fatto a stagione, a parte 6, insomma, non è che ha sto storico di prolificità. Non però so se si dice così, però è giocatore, come si dice in gergo tecnico. E dopo andremo a analizzare bene con Alessandro, che ci siamo accorti durante la partita. Secondo me c'è anche la mano di Cioffi su qualche schema che hanno lì davanti, che hanno cambiato qualcosetta, e quindi può essere che Beto ne beneficia di questo tipo di giocata qua. Ma l'andiamo ad analizzare dopo, perché guardando la partita ci siamo accorti. Mi piace Busato che spoilera la nostra scaletta, però... Comunque, concludendo, sì, è sempre meglio avere Lufei in campo che noi. Vabbè, chiaro, questo è pacifico. Alice? Ancora messaggi. Allora, ci scrive Luca che dice si può essere orgogliosi di essere friulani anche attraverso lo sport e attraverso l'Udinese, perché io lo sono e già da più partite. Su Beto non è che si deve essere o solo contenti di lui o solo contro Beto, ci sta anche essere un po' dispiaciuti perché non segnava. Il ragazzo ci provava in tutti i modi nelle diverse partite, oggi si è sciolto con i gol. Su Sassès può sbloccarsi anche in zona gol e fa a prescindere delle super partite. Un ottimo Molina, un ottimo Makengo e il gol di Rodrigo Becao, anche se il difensore ha caricato la squadra. Ancora ci scrivono, Franco dice: i lanci in verticale a Beto però li ha fatti Sassès mandandolo in rete. E poi non è Franco Dalcin che manda un messaggino questo? No. ho appena provato, ma era occupato. E poi Stefano da Podroipo dice: un grande merito a Beto, a Molina, a Sassès, ma il gol più importante l'ha fatto Becao. Vi leggo ancora un messaggio che scrive Walter, che tra l'altro saluta Alessandro, Seretti Walter. Scrive: grande Udinese e bella partita. Ritengo che la squadra abbia una grande forza sulle corsie esterne, un grande Pereira immarcabile, capace di far saltare il banco. La qualità di Beto viene espressa positivamente per il grande lavoro che fa Sassès. Vedi, questo è un messaggio di Walter Seretti, allenatore dei dilettanti, e quindi uno che si intende di calcio più di me, di sicuro. Regia, abbiamo per caso la clip dei gol di Beto, così ci facciamo un piccolo riassunto di quello che è successo in questa stagione. Per la prima volta un giocatore dell'Udinese dal 2019-20, quando fece 10 gol, Kevin Lasagna, è andato in doppia cifra. Vediamo un attimo, questi sono quelli di oggi, perfetto, però volevo sapere se avevamo quella complessiva proprio, se c'è, bene, altrimenti andiamo avanti col nostro dibattito. Ragazzi, si parlava di Sassès, è vero che diciamo è sempre meglio avere De Lofeu in campo, ma è proprio improponibile pensare a tutti e tre in campo assieme? La dico come una bestemmia, tipo vedo Zampieri che tira gli occhi. Magari io sono un fautore di quel tipo di soluzione, nel senso che mi piacerebbe tantissimo vedere i tre davanti, e magari vedendo De Lofeu che parte più da sinistra, vedendo Sassès che magari viene un po' o tipo da trequartista, diciamo, e giocando con due centrocampisti anziché col vertice basso. Ma sai, magari è un qualcosa che puoi anche cercare di riuscire a fare nel momento in cui avrai ancora dei punti in più e magari anche un progetto tattico su cui magari stanno già lavorando. Perché, Rino, tu la proporresti una soluzione del genere? Ma con 3, 5, anche se mi pare di aver capito che 3-5-2 è impossibile, perché giustamente lui dice i tre davanti, però 3-5-2 non possono giocare insieme, quindi dovresti cambiare, quindi devi andare con la difesa a 4, fare
4-3-1-2, cioè secondo me è improponibile in questo momento qua. Certo, ma io dico, stanno... ma perché cambiare quando le cose stanno andando bene? Per cambiare, cioè voglio cose... dire, gioca De Lofeo, poi subentra Sassè e via così, insomma. Cioè le cose stanno andando bene, la squadra sta facendo un bel gioco, si vince, si fa gol, andiamo avanti così. Esatto, andiamo avanti così. Lo ha citato prima Rino Busato, Gabriele Cioffi. Vediamo che cosa ha detto a fine partita, come ha commentato la vittoria più sonante da quando fa l'allenatore in Serie A. Personalmente mi sento in una zona comfort perché sono protetto da uno staff che lavora sodo, e quando parlo di staff sono le persone che mi circondano in maniera diretta, ma parlo dei fisioterapisti, parlo dei magazzinieri e poi la punta dell'iceberg sono i ragazzi. Quello che si sta creando è una forza del gruppo, e quando parlo di gruppo non mi riferisco solo ai ragazzi ma di tutti, e questo è un qualcosa che vogliamo coltivare quotidianamente e che ci dà una forza incredibile. L'obiettivo nostro, la sfida che abbiamo avuto in settimana, nelle due settimane di sosta, è stata quella di mantenere il nostro standard di prestazione alto, indipendentemente dal risultato. È venuto sia la prestazione che il risultato, e quindi l'obiettivo è stato raggiunto, ma quello che siamo e che siamo diventati e che vogliamo continuare a essere è una squadra affamata con mentalità, con gioco, con idee di gioco, e questo noi non possiamo prescindere, quindi questo è l'obiettivo che abbiamo raggiunto. Adesso ci godiamo un giorno di recupero e poi ripartiamo con lo stesso obiettivo. Beto è un giocatore che ha fame e quindi merita di essere coltivato e annaffiato quotidianamente, ma al di là di Beto tutti i giocatori hanno bisogno di essere annaffiati e coltivati quotidianamente. È quello che permette a una squadra intera di avere il risultato che abbiamo avuto oggi di prestazione. Perché dal momento che entra Nestorowski, entra Iaiolo, entra Pussetto, che entra Soppi, se mi sono dimenticato qualcuno, perdonami, ma Tolgai, e l'atteggiamento, la barra e timone rimane quello, vuol dire che una squadra ha un'identità forte, e il lavoro nostro sarà quello di continuare a mantenerlo. Dice Cioffi, aveva bisogno di essere innaffiato, avendo piovuto gli ultimi giorni parecchio a Udine, si vede che il giocatore è progredito, no Rino, per questo, è l'acqua che lo ha reso migliore. Sì, adesso gli hai tolto la battuta a Cioffi, si arrabbia. No, però ha ragione il mister, quando hai giocatori così, cioè devi tenere tutta la squadra, no? Non è che puoi coccolarne uno e basta. Sta facendo un bel lavoro anche a livello psicologico, si vede. Tiziano, sei convinto della bontà di questo genere di lavoro? Oh, assolutamente, sì, assolutamente, ma si è visto, l'impatto si è visto dalla prima partita, poi purtroppo c'è stato il mese di gennaio che è stato diciamo veramente difficile da tutti i punti di vista, tant'è che a un certo punto io mi ero permesso di dire giudichiamo da febbraio in poi, perché questo gennaio è veramente ingiudicabile con tutte quelle che ne sono successe. Ed effettivamente poi da febbraio in poi, escluso il caso Verona, diciamo così, la partita contro il Verona, che se anche lì vogliamo andare a vedere più di qualcosa di buono era stato fatto, il resto ti parla di un trend molto positivo che non ha ancora probabilmente ancora espresso il suo totale, voglio dire, di quello che può essere veramente la bontà della rosa e la bontà di quello che sta facendo il mister tirando fuori il meglio da questa rosa. Il mister, anche lui è oggetto di tantissimi messaggi, sì, ve lo dice. Molti messaggi appunto che celebrano mister Cioffi, e ci scrive Max: questa vittoria porta il nome di Gabriele Cioffi, un uomo che ha cambiato completamente l'atteggiamento mentale della squadra e ha dato un gioco all'Udinese. E ancora, vedere Cioffi che corre ad abbracciare Molina non ha prezzo, come sicuramente notare i sorrisi nella panchina friulana dopo il quinto gol. La magia del mister ha preso forma. Un altro messaggio che vi leggo è questo: il cambio di mentalità si è notato quando dopo l'1-0 la squadra si è comportata come se fosse sullo 0-0. Abbiamo continuato a giocare ancora meglio di prima, guardare come Ziegler si va a riconquistare la palla, poi arriva al gol, grande Udinese ma anche grande Cioffi. No, è impressionante, perché io vedo il monitor di servizio, i messaggi che arrivano di continuo sta scrivendo la gente, non succede a questo livello di solito, quindi la vittoria davvero ha caricato di tantissima energia. Rino, Cioffi? Cioffi sta facendo un grande lavoro. Adesso, lui ha fatto riferimento all'avere fame prima nell'intervista.
Come si fa a creare sempre proprio questo spirito di voglia di arrivare, voglia di migliorarsi? Non è semplice, deve avere feeling con i giocatori, deve avere lo spogliatoio in mano e devono credere in quello che poi gli dice l'allenatore. Questo poi è il segreto, no? Sono quelle cose che tante volte, ecco, ad esempio, secondo me a Cagliari non è proprio così, con Mazzari sicuramente c'è qualcosa, perché sennò una squadra non può. E qua c'è cioè, il maestro Dalcin che può confermare sta cosa, cioè quando ci sono queste cose qua vuol dire che con l'allenatore non sono proprio in sintonia, no? Mentre l'Udinese, Cioffi si vede, ha proprio lo spogliatoio in mano, ma si vede anche quando fa un gol, che lo vanno ad abbracciare, che parlano sempre con lui. Io guardavo proprio oggi, sì. No? Dopo il gol lui era lì che dava consigli ai giocatori, cioè si vede, no? che è un tutt'uno con la squadra, e questo è importante, i risultati poi non arrivano a caso. C'è stato un momento nella conferenza stampa post partita in sala stampa, oggi si è potuti tornare a vivere anche questo momento, in cui Cioffi parlava dell'abbraccio a Molina dopo il gol, no? E diceva: non vorrei che dalla panchina del Cagliari, insomma, se la fossero presa per questa mia esultanza un po' sopra le righe, però non riuscivo a tenermi, Tiziano. Ma no, ma ci sta, sono cose che nel calcio sono le cose anche belle, la corsa di Mourinho ce la ricordiamo ancora, voglio dire, adesso con i dovuti paragoni, no? Però in realtà questo ti denota la sua anche grande umiltà, secondo me, nel fatto di dire: sono probabilmente, tra virgolette, l'ultimo arrivato, cioè sono allenatore in seconda che adesso fa il primo, magari da passare davanti correndo a un allenatore che ha già tanti anni, che allena, che ha anche, insomma, un suo bel curriculum e tutto, in un momento del genere, sì. Lui si è quasi preoccupato di dire: non avrei averlo offeso. Io la vedo, diciamo così, da un punto di vista così di un atteggiamento di grande umiltà, insomma, ecco, che però questa umiltà non la vedi come mette in campo la squadra, e questo va bene, perché noi l'umiltà non la stiamo giustamente mettendo in campo, perché lo vedi da come gioca la squadra, ci sta mettendo una grande aggressività che non fa proprio rima con umiltà, se non proprio da un punto di vista ortografico. No, non tanto umiltà. Noi stiamo andando a prendere gli avversari alti, noi stiamo andando a pressarli da quando iniziano a giocare. Lo vedi, oggi ha fatto gol Becao, ma non ha fatto gol in seguito a un corner. Ha fatto gol perché ha fatto un inserimento, facciamolo notare. Esatto, questo. No, poi da Becao, è il nostro, qua è il nostro. Comunque, è il nostro. Chiamo in causa il mio braccio destro. La catena di destra. Gliel'abbiamo chiesto proprio la catena qua, di destra dell'Udinese è devastante. Fermi di un momento, in silenzio, parla Surza. È una cosa che sottolineiamo già da diverso tempo. Sì, bisogna gli inserimenti dire la verità, di Becao. Sì, gliel'abbiamo chiesto anche quando è venuto qua in trasmissione, che io gli avevo chiesto: ma ti è venuta a te o lo preparate? Lui aveva messo: sinceramente è venuto a me, e dopo che ha visto che lo sapevo fare, l'abbiamo allenato. E lo fa spesso, ha venuto il gol contro il Sassuolo, anche all'andata, così, con lui che va sul fondo, rientra, certo, e la mette per l'Eurofeo. Poi a volte proprio fa all'esterno, quasi vero, in un centrocampo gol, a 6. Sì, il gol con il Sassuolo. Molina va a difendere Molina, dietro. Lui va. Però è una cosa che già da diverso tempo stanno provando. Poi a vederlo dal vivo, provando. Per chi se lo ricorda, il gol col Sassuolo, con la palla che viene messa in mezzo da destra, uno dice: ma chi ha fatto quel cross? Non mi sembra Molina, e poi si scopre essere il difensore centrale. Mauro, tu ne hai visti di allenatori viscerali che esultano, che passano davanti alle panchine degli altri, però anche questo fa parte dello spettacolo calcistico. Ma non c'è nulla di male, ha esultato senza offendere nessuno, è andato a abbracciare un suo giocatore che ha fatto un gol meraviglioso. Vorrei far notare che è uno dei gol più belli del nostro campionato. Si celebrano sempre i grandi campioni, le grandi giocate, ma questo è uno dei gol più belli di tutto il campionato 2021-2022. E questo giocatore è un altro di quelli che se ne sentirà sempre più parlare, perché ha una classe sopraffina. Guardate con che tocco, con che dolcezza, dopo aver fatto un contropiede, guarda il portiere, e tocco morbido, lo infila nell'angoletto. Ma questo è un gol che lo fanno generalmente un Messi, un Cristiano Ronaldo, non un esterno, un difensore destro. Ed è normale che l'allenatore vada ad abbracciare un suo giocatore peraltro molto giovane. Non so cosa ci sia, non c'è proprio niente di male, ha fatto solo che bene. E Tiziano prima diceva una cosa giusta, Cioffi è umile nei modi, è umile negli atteggiamenti,
ed è la cosa più bella del mondo, perché sa come comportarsi, ma in campo c'è poca umiltà, l'Udinese è aggressiva ed è quello che serve, umile fuori, aggressivo in campo, quella è la ricetta giusta per poter arrivare in alto. Dovete sapere che qui in redazione, nel pre-trasmissione, si è innescato, sviluppato un po' di dibattito sul gol di Molina. Franco Dalcin, questa ve la rivelo, diceva, no, ha provato a tirare. Ha cambiato idea, ecco, vergogna. Ma mantieni stadio, la posizione di prima. L'ho visto allo stadio, sì, e mi sembrava un colpo casuale. Sì. E l'ho visto adesso, invece, è mirato e voluto. Quindi è un grande gol. Come si fa a sapere che c'è lì la porta, ragazzi? Cioè, io mi meraviglio sempre di queste conclusioni. Anche, ma perché sono giocatori che la sentono. Altri sì, fanno quel movimento lì, tirano, ma se non senti la porta devi aver fortuna. L'annusi perché la porta. Sai, lui se guardi, fa il taglio, butta l'occhio e mette la palla lì. Ma sono numeri che lui ha. Appunto con Dalcin parlavamo prima e gli ho detto, guarda che Molina questi colpi qua ce li ha, quindi non è una roba casuale. Dalla tua parte. No, è andato a controllare meglio perché giustamente... No, l'ho rivisto perché allo stadio, così un attimo, non rivedi i gol dopo si fa fatica. Sì, però lui comunque è un giocatore che ha questi colpi qua, no? Sì, sì, l'abbiamo visto, insomma, del resto è il difensore non che in Europa... Come Franco? Non fai gol per caso. No, non fai mai gol per caso. Tra l'altro lui ne ha fatti 6 ed è il appunto difensore più prolifico di tutti i campionati europei. Due che sono stati europei dati come autogol. Esatto. Stiamo parlando di un 98, quindi... Stiamo parlando di un nazionale argentino. Comunque. 98. Quindi tu dici, giovane, non stupiamoci. Nessuno si sta stupendo. C'è un qualche messaggino per Molina, Alice? Qualche messaggino per Molina. Adesso li andiamo a recuperare. Vediamo se no inventa. Lo devo inventare, dici? Bene, abbiamo già letti, no? Perché in tanti hanno sottolineato anche quanto il ruolo dei singoli sia stato fondamentale, oltre a quello di Beto e di Success. No, per Molina nello specifico no. Allora, ma se serve lo mando io, eh? No, scriveteci. Eccolo qua. Eccolo! No, si continua a sottolineare il bel gesto appunto dell'abbraccio di Cioffi per quanto riguarda Molina. E poi Udogie e Molina sono diventati la vera alternativa di gioco. Oggi, oltre al gol, hanno fornito innumerevoli soluzioni in attacco. Appunto, vedi che c'era per sì, Molina. Grazie. Grazie, ce ne sono Max. Davvero tantissimi. Però durante la pubblicità vi invito a mandarne altri su Molina, su Cioffi, su Beto, su Success, su tutti quanti. Intanto facciamo una piccola pausa e ci vediamo più tardi. Allora, peccato che c'era la pubblicità perché Franco Dalcin scatenato anche durante la pausa e mi è piaciuto perché fa a Zampieri e Busato che stanno ancora gongolando, però siete preparati, sapete un sacco di cose, loro felici. E adesso Rino lo mettiamo subito alla prova perché ha l'incarico assieme ad Alessandro Surza di farci la piccola analisi o grande analisi degli aspetti tecnici più interessanti, più particolari che abbiamo visto durante la gara. Un paio di spunti notevoli, diciamo. Da dove così vogliamo partire, Rino? Abbiamo Beto e Success in particolare. Sì, che li lasciamo. Io partirei dal gol preso. Anche dal gol preso, perfetto. Allora andiamo a partire dalle note dolenti, quindi. Cioè, prima il dovere, prima poi il dovere, piacere. Poi il piacere. Allora eccolo qua il gol preso. Io ti faccio parlare pure, Rino, con questa azione del Cagliari. No, dico, qua il gol preso si vede chiaramente che è stato un errore tra Makengo e Zegeler. Però, e dopo qua la difesa era schierata, forse Becao doveva uscire su a Pedro, sì, ma non aspettarlo. Ma secondo me qua l'errore l'ha fatto Udogie, perché oggi Udogie, che io per me è un giocatore fortissimo, anche se Nicolato poi lo manda in tribuna con l'Under 21 e fa quella prestazione che ha fatto con la Boggia, ma questo è il mio giudizio personale. Udogie sia quasi oggettivo, sai, cioè, non tanto personale. No, però insomma, cioè, ce n'è uno che gioca titolare in Serie A della sì, Under 21, no, perché guarda, io Nicolato lo stimo tantissimo perché ho visto degli stage che ha fatto, è un allenatore preparatissimo. Però quando va a fare le interviste e dice che è preoccupato perché deve far giocare i giocatori di Lega Pro perché in Serie A non fanno giocare i giocatori. Esatto, poi manda in tribuna uno che gioca in Serie A. No, manda in tribuna uno fortissimo, secondo me, come Udogie, che secondo me in prospettiva è uno dei più forti esterni. Però fra allenatori siete un po' tipo fra arbitri, vi difendete sempre. No, no? Quindi... non è che qua c'è poco da difendere. Comunque oggi, pur avendo fatto una partita sufficiente, non però ai livelli che ero abituato a vederlo. Ecco, e qua sul gol probabilmente lui era troppo alto, perché
su questa palla qua doveva essere un po' più basso. Però andiamo con l'immagine per far capire quello che questa sta sottolineando Rino. Allora, ci mancava praticamente, no? Diciamo l'approccio di chi non ha una preparazione tecnica, che potrebbe essere il mio, è Makengo e Zegalar si scontrano, fanno sto pasticcio e parte. Perché non si chiamano su questa palla qua. Okay, poi dal campo si vedeva meglio, no? Non è che sono immuni da colpe. Ma no, non però... si sono proprio chiamati, hanno fatto un errore madornale. Poi la difesa, Noiting secondo me ha fatto bene, forse Becao doveva uscire su quella palla lì perché lui l'ha aspettato basso, perché probabilmente pensava... Non doveva accorciare prima Noiting? Doveva accorciare... No, Noiting no, secondo me Becao. Okay. Però l'errore parte da Udoge, che era troppo fuori. Che è quello lì dietro, perché che vedete sul 3-5-2 sulla lui... sinistra, sì. Sgorbio giallo, sì, di esatto. Alessandro Surza, esatto, fai con una finestrella, così mi piace. Doveva abbassarsi, no? Perché era troppo alto. Infatti oggi ha giocato alto, sì. Probabilmente sarà l'allenatore che gli dice giocare alto, però quando sei troppo alto così... sei già arrivato. Esponi un po' ma sei già arrivato, quindi fai fatica poi andare sull'uno contro uno, chiaro. Perché hai poco spazio, perché se tu lo vedevi le altre partite lui parte sempre un po' più dietro, no? Sì, tu devi farti dare la palla sulla corsa, non addosso, certo, giusto? E invece lui oggi era lì, ma stiamo trovando proprio il pelo sull'uovo, ecco. Perché no, chiaro, se no ha fatto una partita secondo me sufficiente, non all'altezza delle altre prestazioni. Sì, anche un po' più della sufficienza, anche un 6,5 darei oggi alla prestazione. Sì. Ci sono pochi 6, no? Solo i subentrati, credo. Sì, sì, no, escluso Pussetto. Ha fatto una buona gara, no? Però non mettete in risalto il colpo di biliardo che ha fatto Gio Paolo. No, vabbè, per quello, il gol, quello è pacifico. Rivediamo il gol di Gio Pedro, perché... No, sto parlando del colpo che fa il centravanti, che fa il gol. No, è un grande gol. Rivediamo il gol del Cagliari, così però ci rendiamo conto. Però il biliardo che ha fatto. Sì, però Beccao. Beh, tu sei... No, non lo rivediamo. Il gol del Cagliari, volevo che lo rivedessimo proprio. Il colpo da... Ah, ecco, grazie Alessandro, così... Ci capiamo, no? Perché è vero, sì, gran Udoge gol, è stato, è vero Zegar. Però guarda Becao, secondo me... Becao doveva uscire prima. Guarda come lo mette. Poi, bellissimo gol, non lo so se doveva no, uscire. No, un gol bellissimo, no, però Becao qua doveva accorciare. Almeno mettergli un po' di pressione in più, no? Perché loro hanno fatto lo scappa-scappa giusto. Ok. E poi cos'è lo scappa-scappa? Spiegaci. Quello che diciamo noi allenatori quando alleniamo la difesa, no? Uh-huh. Facciamo lo scappa-scappa fin dove mettiamo la linea. Sembra e tipo nascondersi dai genitori, no? Scappa-scappa. e dopo andiamo ad aggredirli, no? Ok. Allora, quindi, durante la settimana... Definizione di scappa-scappa, dottor Busato? Ripuliamo. Okay, la linea okay. Che abbiamo noi, e dopodiché ci fermiamo lì e andiamo ad accorciare. Sì, non entrare dentro in porta, però fermati a un certo punto. No, insomma, loro l'hanno fatta bene, okay, perché l'hanno portato lì, l'hanno costretto a passare la palla in mezzo, Becao doveva accorciare, però insomma, stiamo andando a trovare... Sì, ma poi questo qua è lo scappa-scappa, vedi? Tac. Ok, loro si fermano lì e quindi Becao è andato troppo verso Silvestri. Becao doveva accorciare prima. Ok, vabbè, allora facciamo questa piccola... nota, la segniamo sul Cahiers de Doléances per Becao. L'altra situazione tecnica situazione che abbiamo notato, sì. Che è una cosa che secondo me è studiata in allenamento, è il movimento della seconda punta, in questo caso qua di Sassé, della seconda punta, in questo caso qua di Sassé con Pereira, perché più di qualche volta cosa succedeva? Che Sassé rientrava in mezzo al campo portando fuori il difensore e Pereira si buttava e andava a fare la seconda punta. Facendo questo, la difesa che difendeva in linea perdeva un difensore perché seguiva Sassé, okay. E il centrocampista che era dietro non andava a seguire Pereira e quindi si trovava in superiorità numerica. Allora l'hanno fatto una volta, ho detto ma magari... Ha un nome anche questo, tipo sali scendi? No, però sai, l'ha fatto una volta e sembrava che era casuale. Allora siamo stati lì un po' attenti a osservare, sì. Invece l'hanno fatta più di qualche volta, quindi è un movimento studiato in allenamento. No. E questa qua è una giocata importante, perché certo. Comunque ti crea superiorità e crea problemi alla difesa avversaria. No, certo, infatti, che poi a dirsi è facile, uno si stacca e l'altro entra al suo posto, sembra, però lo farebbero tutti Ma l'hanno fatto, devi avere i tempi giusti, in questo certo. Caso qua, secondo me è Pereira che è un maestro, no?
Chiaro, chiaro, perché lui ha il tempo giusto è il tempo giusto per buttarsi dentro. E Sassè è bravo. Perché Tiziano, l'altra squadra, quando succede questo, cosa deve fare per tutelarsi a livello tattico, per non cadere nel tranello? Ma no, ma dipende da come interpreti anche la fase difensiva. Cioè, Sassè, se è un giocatore che viene incontro, è chiaro che la contromossa è e quindi non dà punti di riferimento, no? È quella di alzarlo fino, come suol dire, se lui va oltre la metà campo, e oggi lo vedi fare, ad esempio l'Udinese lo fa, con i nostri difensori, contro gli attaccanti contro i quali giochiamo la domenica, se un attaccante si stacca molto dalla linea, viene seguito dal difensore, che fa di tutto pur di rendergli la giocata difficile, perché poi tutto parte da un concetto di quanto spazio hai per fare la giocata. Siamo in Serie A, è evidente che poi se gli lasci lo spazio, trovi il tempo giusto per fare la giocata e per mettere la palla coi giri giusti. Quindi se tu pensi, ad esempio, si pensa sempre all'Atalanta quando si fa questo ragionamento qua, sì, come gioca l'Atalanta con i difensori che vanno a prendere alti anche gli attaccanti, ma in realtà lo stiamo facendo anche noi, lo sta facendo l'Udinese, lo stanno facendo anche altre squadre. Questo ti permette di fare un uno contro uno, poi alla fine si torna un po' a un calcio di qualche anno addietro, effettivamente, senza il libero, ecco perché poi anche il Cagliari rimaneva due contro due contro i nostri, con una differenza: i nostri stavano meglio dei due difensori del Cagliari e di conseguenza ogni volta riuscivano a tenere palla e a partire. Se non lo fai bene, crei le voragini. Perché se ti ricordi l'Udinese ha fatto un errore, che tra l'altro ha fatto Pablo Marico con la Sampdoria, che è andato a prendere alto dove non doveva andare, poi certo, che appunto però ci ha fatto gol. È un modo di aggredire, quindi devi farlo di reparto questo tipo di movimento qua, perché se lo sbagli, e oggi il Cagliari le ha sbagliate tutte, no, ma sbagliate perché sono stati bravi i centrocampisti e gli attaccanti dell'Udinese. Franco, facevi segno un po' di no con la testa. È troppo alto il livello. Troppo alto il livello, allora ti escludiamo dalla trasmissione. Ti piace, tu che comunque di giocatori forti ne hai battezzati nel corso della carriera dirigenziale, ti piace Sassès? Chi? La seconda punta. Mi sembra, devo dire la verità, mi sono piaciuti in tanti, anche questo attaccante. Una partita sola è difficile dare valutazioni. Poi non sono neanche un tecnico, non sono preparato come i ragazzi qua. Il livello è troppo alto, però i messaggi arrivano per Franco Dalcin. Cosa dicono? E ci scrivono: oggi la partita non si discute. Quello che a me, vecchio tifoso, fa piacere rivedere da un po' il signor Dalcin che tanto ha fatto per questa squadra. Grazie. E non è l'unico messaggio che arriva, perché ce ne sono veramente tanti per lui. Sono arrivati tanti, tanti messaggi di ringraziamento per i momenti che ha fatto vivere. Allora, ancora uno per Dalcin, dai, così lo vediamo sorridere. Ancora uno più per Dalcin. Un altro ringraziamento, scrive Massimo, dicendo: quello per cui devo ringraziare Dalcin è stato quello di aver portato Zico, un talento di cui ancora ci fregiamo in tutto il mondo. Su questo. Ecco, Zico tornerà giugno a presentare insieme a me il libro che sto scrivendo. Mamma mia, Franco, volevo parlarne più tardi, però ci hai aperto una grande quando discussione. Quando viene. Allora, adesso fuori il titolo del libro, allora diamolo in anteprima. Zico, il delitto imperfetto. Zico, delitto imperfetto, nel mese di giugno tutti a comprare sto libro. No, a leggerlo. Di cui... Che cosa succede in questo libro? Racconti la storia della E non ci allarghiamo adesso. Ok, non ci allarghiamo. Abbiamo buttato là l'amo e aspettiamo. Però una cosa che mi ha raccontato Franco Dalcin discutendo di questo libro qua, che a lui sta ancora un po' qua, è il fatto che Zico non fosse stato protetto, tutelato a dovere come si è fatto da altre parti. Infatti con il delitto imperfetto poi porta a questa conclusione. Ok, vedi che è molto interessante, è bravo, è un grande venditore, oltre che un grande è compratore Dalcin, perché ci sta ingolosendo. A proposito di golosità, andiamo da Bergonzi, perché mi deve dire come ha visto l'evoluzione di Sassès invece in questo periodo che ha osservato l'Udinese, no? È un giocatore, purtroppo altalenante per questioni di carattere fisico, però quando c'è ed è in salute, anche oggi parlando con Marco Canciani prima della partita mi fa, e non ha più di 40 minuti, no? Sassès, mamma mia, no? Se vuoi poi ne vado a vedere un paio di intanto andiamo con l'opinione di, Mauro. Beh, i gol di Beto oggi sono gran parte merito di Sassès, è un giocatore che ha gamma, che ha forza, si trova alla perfezione con Beto, proprio perché riescono a occupare bene gli spazi, a occupare il campo, sono veloci, hanno potenza,
E quindi, come tutti i ragazzi giovani, deve crescere, deve avere il tempo di poter dimostrare il suo valore. Io poi non sono la persona più indicata dal punto di vista tecnico-tattico per dare dei giudizi sui calciatori, però ormai è un po' di mesi che vedo che seguo l'Udinese e vedo che tutti i calciatori stanno crescendo in maniera notevole, anche se, come è stato detto prima da qualcuno degli ospiti, secondo me l'Udinese non può prescindere da Deulofeu, perché è la vera stella della squadra. Intorno a lui poi tutti gli altri possono crescere, e probabilmente possono crescere anche durante gli allenamenti guardando un giocatore così forte. Però Sassès, come Udoge, come Molina, sono calciatori che hanno un futuro molto, 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 molto buono, e sono giocatori molto promettenti. Sassès a fine partita è intervenuto anche ai microfoni di Udinese TV, parlando col signore che è qui al mio fianco, che ha fatto anche un'ottima traduzione. Vediamo la piccola clip con l'intervista all'attaccante. Yeah, this is a team that we always work together, and with the absence of Gerard and other players, we have to step up and make it happen. Sì, io ovviamente gli ho chiesto se, che gli ho detto che è stata una grande partita, gli ho detto che avevano fatto sembrare tutto facile, anche se all'inizio contro il Cagliari non era facile. E poi gli ho chiesto ovviamente se era felice, lui ha detto che nell'ultimo mese hanno lavorato tanto e quindi la squadra si è unita ancora di più, lui sta bene, è contento di aver dato un contributo alla squadra, e c'è stato un lavoro di squadra senza Pablo Marie, senza Gerard Deulofeu, un lavoro di tutti, dallo staff, dal mister, dai compagni. Ma tell me the truth, did you expect to play this game in a starting 11? No, I didn't, because when I was not with the team, I was still training with the team, but I was surprised, but at the same time I was happy, because it's a chance for me to. Io gli ho chiesto ovviamente di dirmi la verità, se si aspettava di giocare dall'inizio, e lui è stato sincero, mi ha detto no, io mi stavo allenando bene, stavo lavorando molto nell'ultimo periodo per tornare, ma sinceramente credevo di partire dalla panchina e poi darle il mio contributo a gare in corso. Invece il mister ha scelto di farmi partire titolare, e questo ovviamente mi dà molta fiducia anche per lavorare bene per il futuro. Alessandro Suzza, 28, l'esame di inglese, quanto hai preso? No, è andato meglio questo che non l'esame di inglese. Okay. Quindi se l'aspettava di giocare. Che tu parlassi in inglese, pensavo. Ah, neanche quello si aspettava, no, forse. La cosa più interessante è questa, che non se l'aspettava di giocare. È intervenuto anche Cioffi sulla cosa a fine gara, proprio in conferenza stampa, e ha detto bene, ho fatto bene il mio lavoro, quindi meglio se non si aspettava di giocare. Però ha tanti minuti nelle gambe, molti di più di quanto anch'io stesso pensavo, Rino Sassès. Sì, perché ha giocato tanto, perché è un giocatore che era fermo, sì, 62. Era fermo a cosa da 20 giorni, cioè, quindi forse anche di più. Aveva fatto la sgambata in famiglia sabato, forse, però prima era un mesetto quasi. Che non forse anche di più, ma credo che Cioffi poi l'ha lasciato in campo, visto che stava bene, per fargli fare anche minutaggio, no? Sì, perché non c'è niente di più allenante della partita, no? Assolutamente. È chiaro. Forse doveva stare ancora in campo, probabilmente. Se vedi quando esce, effettivamente sì, ha la faccia di quello che è contento per la prestazione, per tutto, però vedi che probabilmente qualche minuto ancora lo voleva perché fare. Voleva far gol, perché si era ingolosito, certo, anche perché si rendeva conto che la partita si era abbassata, sì, no? I ritmi si erano abbassati. Facciamo il titolo. E aveva voglia di far gol. No, Zampieri 2 punti, caso Sassès. No, ci sta che volesse fare gol perché è positivo il fatto che uno esca, certo, e che non sia contento di uscire. Certo, uno è positivo. Deve voler stare sempre in campo, altrimenti non è giocatore, non è atleta di alto livello. Poi ha fatto gol solo con il Verona, un gol molto bello tra l'altro, però sappiamo che la punta si nutre di quello, di conseguenza è giusto che si voglia stare sempre in campo. A proposito del lavoro di campo di Sassès, Alessandro, c'è un focus interessante. Sì, l'abbiamo visto in realtà anche adesso nelle immagini che la però regia... Però io lo voglio con i tuoi disegnini. Allora, se lo vuoi con i miei disegnini, io ti sono andato a prendere, più che i tiri di Sassès, quello che lui ama fare, ovvero gli assist. Che colore metti adesso? Sempre abbiamo il giallo. Rosso, metti vuoi verde, il rosso? Metti il verde è solo grande, guarda, vedi, allora, viene troppo grande. Allora, rosso. Sono i filtranti di Sassès, sono queste palle sulla corsa che lui ha messo per Beto un 2-3 volte nel primo tempo, un 2-3 volte nel secondo, questa è una, perché poi da lì Beto, no, va a mettergli il cross, sì, che Sassès conclude con un mancino al volo alto, e poi il gol di Molina, ne parlavo anche con, insomma, gli addetti ai lavori dello staff dell'Udinese, guardate qua, c'è
il filtrante di Success, che rende tutto così facile, persino mette Molina in porta. Poi va bene, Molina quel gol lo deve fare, ma la palla lì gliela devi mettere tu, e Success l'ha fatto assolutamente alla grande. E forse c'è anche l'idea che a lui piaccia fare più assist, no? Che gol. Lo disse anche Ozil anni fa: ma io a fare gol non mi diverto, mi piace fare l'assist. Io credo che Success... Sì, sì. Però bugie, no, una punta Pinocchio non può... Success, no, no, una punta non può essere, dai. No, uno deve voler fare gol, però è molto divertente anche fare l'assist. Certo, forse anche De Olofeu è fra le due cose, non so che cosa scelga. Sì, no, Rino, ascoltami, non parlare con Dalcin, ti sto chiedendo. No, ha detto, sì, ha fatto una considerazione. Che cosa ha detto? È come la Volpe con lui. Sì, sì. Questa, andiamo sui grandi classici delle fiabe, Franco, giustamente. Però sono preparato. Lì sì, sul calcio no, non lo so, più bravi loro. Zoppico. Però adesso punizione per Busato, che non mi ascoltava prima, e mi spiega Zampieri com'è. Pago io la sua punizione. Esatto. No, dico, ti do spazio. Com'è rendere così facile cose che in verità non lo sono tanto? Perché questi interventi, questi passaggi in profondità proprio di Success, palla che non è neanche velocissima, e uno dice vabbè, lo fanno tutti. No, non è proprio così. No, ma è la qualità del giocatore. Lì viene fuori la qualità del giocatore, che dal primo giorno che l'abbiamo visto fare queste cose, ovvero riuscire a tenere sta palla anche in condizioni difficili con l'uomo dietro, metterla giù di petto, metterla giù di coscia, riuscire a gestire e a trovare i compagni soprattutto nei tempi e nel modo giusto. Cioè qui aveva necessità di avere la palla sulla corsa Molina, e lui gliela mette sulla corsa. Guarda, Molina deve, è chiaro che fa un gran gol, perché insomma questo è certo un super gol, però la palla è perfetta, è sulla corsa. Ma anche nel primo tempo, se vedi un paio di giocate di Success, non so se hai un approfondimento ancora, cioè se è questo o ci sono altre giocate, ecco, questa stessa palla qua, cioè lui di prima sa già che deve mettere la palla là, non ha tanti problemi, ma perché quella cosa lì non l'alleni, Nicola, quella lì ce l'hai, e lui sì, ce l'ha, punto. Ce l'hai. Così come hai quel fisico lì con quella struttura che ti permette di coprire la palla, esatto, in quel modo, no? Esatto. Il momento in cui dà la palla in profondità per Beto, per il gol sotto la curva sud di Beto in contropiede, sì, che la protegge proprio con... È stata forse la prima cosa che abbiamo scoperto un po' Sassè. Abbiamo passato le 22, proprio lo dico, col culotto, si mette lì e non lo sposti col baricentro basso, sì. È vero o no? Quello esatto, è impressionante. A proposito di, non di culotto, di situazioni discutibili, sta succedendo di tutto in Juve-Inter, Alessandro, sì, diamo un piccolo aggiornamento. Di tutto. Qua si parla di Udinese, però c'è qualcosa di interessante. Sì, perché l'Inter è in vantaggio al termine del primo tempo, siamo nell'intervallo a Torino, ci sono stati 10 minuti di recupero, questo solo per far capire un po' quello che è successo, e proprio nei minuti di recupero, al 44esimo, in realtà c'è un episodio molto dubbio, c'è un pestone di Morata su Dumfries, Irrati non interviene, viene richiamato dal VAR e assegna il calcio di rigore per l'Inter. Poi cosa succede? Szczęsny para il rigore a Çalhanoğlu, che sulla ribattuta prova ad andare a ribadire in rete, arriva però De Ligt e poi c'è una mischia e viene fischiato fallo in attacco in favore quindi della Juventus. Viene richiamato ancora una volta Irrati dal VAR perché De Ligt sì era arrivato primo sulla ribattuta, ma perché secondo quanto insomma era entrato prima del tiro di Çalhanoğlu dal dischetto, di conseguenza è arrivato prima sul pallone perché aveva avuto un vantaggio entrando prima in area. Si deve ripetere il rigore, segna Çalhanoğlu, 1-0 per l'Inter. Qua abbiamo provato un po' a racchiudere quello che è successo. Ora io non lo so se Mauro live multitasking l'ha visto. Sei multitasking, Mauro, stai però guardando anche. Però se l'ha visto, magari ci può dare qualche delucidazione, Mauro. Intanto se hai visto o no? Certo che l'ho visto. Bravo. Professionale. Che succede, Mauro? È un grandissimo casino. In una gara come Juve-Inter ci saranno polemiche infinite, perché è una situazione che francamente io tutta la mia vita non ho mai visto e non ho ancora capito cosa sia successo. Praticamente Alessandro ha spiegato benissimo, calcio di rigore, già è un semipestone di Morata su Dumfries, già io quel calcio di rigore io lo fischierei mai e non chiamerei mai da VAR l'arbitro per fischiare un rigore del genere. Çalhanoğlu lo sbaglia perché tira malissimo. Sulla ribattuta intervengono sia Çalhanoğlu che Danilo che De Ligt. La palla finisce in porta, quindi serve un'autorete, non serve da segnare il gol semplicemente per autorete. L'arbitro cosa fa? Annulla, vedendo un presunto fallo di Çalhanoğlu sul portiere, che non esiste mai. Dopo un po', richiamato ancora dal VAR, fanno ribattere il calcio di rigore.
Quindi tre errori praticamente. Ah, in origine non c'era rigore, dice Mauro, quindi Rino, mi spiace. Oh, solidarietà anche ai giornalisti che dovranno riscrivere 100 volte. Prima della trasmissione ti ho detto volevo parlare del VAR. E tu mi hai detto, esatto. Ma non è all'ordine. Non è argomento, e invece la questione viene in aiuto a Franco Dalcin. Franco Dalcin, che cosa non piace del VAR? Adesso subito, no, così. Sono la scelta dei componenti del VAR. Il VAR è uno strumento per una giustizia e per una realtà. Aiuta molto l'arbitro, perché l'arbitro quando sceglie e decide, ha deciso il VAR e quindi non c'è la polemica, ma quando interviene il VAR diventa un gran casino, come diceva il collega prima. Senza usare eufemismo. Allora, la chiave di volta è che questi arbitri che vengono nominati e gestiscono il VAR sono impreparati, sono giovani, sono freschi, sono, bisognerebbe che ci fossero degli arbitri benemeriti, anche di 60 anni piuttosto, ma gente equilibrata, tranquilla, perché non è possibile che il VAR intervenga sempre anche se l'arbitro non ha deciso, perché ha visto e poi non ha visto bene. Insomma, la chiave di volta è che oggi ci sono delle regole UEFA che mandano in prepensionamento degli arbitri che sono ancora in grande forma, 45 anni, cosa che dovrebbe invece essere modificata, perché oggi è cambiato il mondo, a 45 anni c'è ancora gente giovane, ancora fresca, gente sono che i nuovi 18. No, ecco, no, insomma, uno dovrebbe... Sì, Zampieri è felice perché ne ha 45. Però i componenti del VAR devono essere di 50-60 anni, perché più sono tranquilli, più sono esperti e più facile che non sbaglino. Ecco, questo è il mio pensiero. Mauro, è così? Sono troppo giovani quelli che vanno al VAR? Non è che sono troppo giovani, è che fanno parte della Associazione Italiana Arbitri e sono quelli lì che fanno parte dell'organico. Ora a fine stagione faranno un corso per solo varisti, li chiamano così, okay. Quindi gente che si dedicherà solo all'attività di VAR. La grande problematica è che fare l'arbitro sul terreno di gioco è un conto, e se davanti a un monitor e guardare con freddezza gli episodi è un altro lavoro. In questo momento particolare del nostro campionato, ricordo, lo sai perché lo dico da tanto tempo, ma anche precedentemente, con un campionato così teso e difficile, i nostri arbitri non sono preparati, non sono adeguati e non sono all'altezza di gestire determinate situazioni, e non in ultimo quella gara di stasera Juve-Inter, che ora vabbè, poi ne sentirete parlare di sicuro, credetemi. Il VAR è un ruolo nuovo che salva molte situazioni, però in questo periodo anche chi è davanti al monitor, e credo che avremo anche un'immagine, avremo anche un episodio da far vedere con Alessandro, di Fiorentina-Empoli oggi, chi è al monitor non ha la lucidità, la capacità di fare bene questo lavoro. E sono un po' dispiaciuto. La vediamo dopo al bancone del VAR, no? Così mi viene in mente sta cosa qua, però prima pubblicità e poi torniamo con ancora tanti argomenti. Piccola premessa, di solito le discussioni arbitrali non mi gratificano, non mi danno tanta soddisfazione. Adesso si sta continuando a parlare anche durante la pubblicità. Mi piace questo clima. Riprendiamo, poi vedremo il fattaccio di Fiorentina-Empoli, però prima ci sono le piccole cose della partita di oggi. C'è un episodio particolare, uno solo. Uno che insomma adesso andremo a commentare, anzi farò commentare da Mauro, l'espulsione, no? Il doppio giallo a Grassi per simulazione, quindi insomma Mauro, a te. Ma direi che non ci sono grossi dubbi. Ma sì, dai, è una simulazione abbastanza sciocca. Grassi un difensore, non è capace di entrare in area e buttarsi, diciamolo così in termini molto sinceri, allarga la gamba di fronte agli occhi dell'arbitro, che non può far altro che mostrare il cartellino giallo, il secondo, cioè l'espulsione. Grossissima ingenuità del giocatore del Cagliari, ma c'ho anche poco da commentare, anche poco da dire, perché è talmente grossa, è talmente evidente, secondo me anche quasi l'arbitro era dispiaciuto, però non poteva, era inevitabile. Guardate come allarga la gamba destra su Iaialo. Non c'è tanto da aggiungere. È giusto il secondo cartellino giallo, è giusta l'espulsione. Una direzione di gara molto positiva, chiaramente aiutato
dalla facilità con cui l'Udinese ha battuto il Cagliari, una direzione di gara comunque serena, pacata, un arbitro che si sta ritrovando. Questo era un buon talento, era un arbitro tra i più bravi negli anni passati, poi aveva avuto una serataccia in un Fiorentina-Inter dove si era perso, poteva diventare internazionale, non l'ho mai più diventato. Io mi auguro che piano piano questo ragazzo qua si ritrovi, arbitri sempre come oggi con questa tranquillità, sorridendo, divertendosi, perché poi fondamentalmente quello che vedo nei miei ex colleghi in tutte le partite che seguo, che guardo del nostro campionato, vedo arbitri troppo seri, vedo arbitri poco sorridenti, troppo tesi, troppo impauriti di quello che può succedere durante la partita o impauriti degli eventuali episodi di una partita. Non vedo più quella serenità, quella voglia di dire i 90 minuti sono la cosa più bella, ed è la verità, perché da quando uno poi smette se ne rende conto, 90 minuti sul terreno di gioco sono la cosa più bella che c'è, te li devi godere. Questi ragazzi gli manca questo sprint, bisogna anche cercare nuovi arbitri che vadano a sostituire i più anziani, perché qui è un disastro continuo ogni domenica, e tra un po' toccherà tornare a me quasi in campo per arbitrare, perché non ce ne sono più, sono finiti gli arbitri. No, se no dopo ti tolgono l'altra domenica, Mauro, quindi non puoi tornare ad arbitrare, esatto. Andiamo a vedere l'altro. L'altro episodio invece è quello di... Non c'entra con Udinese-Cagliari, però è abbastanza importante. Citava Fiorentina-Inter, qua invece parliamo di Fiorentina-Empoli. Fiorentina-Empoli, esatto. Fiorentina-Empoli, siamo sul punteggio di 0-0. Mauro, cosa succede qua? Siamo sul punteggio di 0-0, c'è questo attacco dell'Empoli, cross della sinistra. Pasticciano i difensori della Fiorentina, pasticciano perché invece di rinviare il pallone, guardate come ci cischiano, arriva l'attaccante dell'Empoli sul che anticipa il portiere, e poi in rovesciata di Francesco realizza il gol. Ma l'arbitro è a tre passi, a tre metri, vede tutto, non c'è nulla, convalida il gol. Cosa succede? Che il VAR lo va a richiamare per cosa? Per il nulla, perché qua non c'è nulla, perché i miei ex colleghi sono andati a cercare che c'era un contrasto del piede dell'attaccante dell'Empoli di Pinamonti sul portiere, ma non c'è nulla, va pulito sul portiere, il portiere rilancia male perché è sbilanciato, l'arbitro aveva visto bene e il VAR è voluto intervenire una cosa dove non c'è nulla di chiaro, nulla di evidente, nessun errore eclatante. Guardate che bel gol che viene annullato, era il gol dell'1-0 per l'Empoli, e dopo questo momento la partita va in salita, oltretutto poi verrà espulso il giocatore dell'Empoli per doppia ammonizione, di cui il primo cartellino è sbagliato, ma questo per farvi capire che il VAR spesso e volentieri sono in confusione e creano problemi agli arbitri sul terreno di gioco. Vi ribadisco, adesso le immagini queste sono strette, ma io questo episodio l'ho rivisto tantissime volte oggi, credetemi che non c'è nessun tipo di fallo, è un contrasto regolare tra Pinamonti e il portiere della Fiorentina Terracciano. L'arbitro aveva decretato gol giustamente, il VAR ha richiamato per non si sa quale motivo. Certo, Mauro, non è proprio la stessa azione, però se era buono, come tutti quanti immagino avranno visto il contrasto fra Benzema e Donnarumma in Champions, era buono anche questo, no? Cioè non è una situazione diciamo identica. Caspita, giustissimo, bravo, bravissimo, ma proprio, cioè non c'è nulla di eclatante. L'arbitro era lì, aveva visto bene, aveva giudicato bene. Io non capisco il VAR perché deve intervenire, andare a invadere un qualcosa dove non li capisco, francamente. Poi Rocchi giustamente settimana scorsa ha spiegato determinati episodi, devono continuare a spiegare, però se gli arbitri, il presidente degli arbitri o il designatore deve andare sempre a spiegare gli episodi, vuol dire che sul terreno di gioco i suoi ragazzi non stanno facendo un bel lavoro, devono arbitrare, non spiegare. Certo. Torniamo invece sulle questioni di campo, ragazzi, perché oggi c'è stata il ritorno, no, di Bram Nuitink, complice anche la squalifica di Pablo Maria. Abbiamo rivisto quello che è stato, insomma, il capitano dell'Udinese nella prima parte e mezza quasi di campionato. Qualcuno diceva, il volgo diceva, i non educati, me compreso, che non sarebbe stata la stessa cosa con Pablo Maria e con Nuitink, che l'Udinese sarebbe stata un po' più bassa, avrebbe fatto un po' più di fatica, perché Nuitink è più da lotta che da governo. Invece non è andata così, Rino. No, è andata così anche perché comunque il Cagliari, come abbiamo detto, dopo un quarto d'ora così, insomma, ha anche aiutato, ecco. No, ha fatto una buona gara,
fatto delle belle cose su João Pedro, che comunque è sempre difficile da marcare. Però cioè, Pablo Mari è un'altra cosa. È un'altra cosa. Quindi, secondo te, torna Pablo Mari e gioca a titolare lui e Luiting si accomoda in panchina? Secondo me sì, per il modo che sta giocando l'Udinese, no? Perché comunque... Pablo Mari, abbiamo già detto, è il regista più arretrato dell'Udinese. C'è che questa cosa fare. Non la sa fare Neuting. Non la sa fare, cioè ha altre caratteristiche, molto bravo in altre cose, magari marcatura è più bravo, però se devi partire da dietro con delle giocate importanti, Pablo Mari è un'altra cosa. Tiziano? No, non lo so se quando tornerà Pablo Mari Neuting si torna ad accomodare in panchina, però... In questi anni a Udine Neuting ha fatto anche il braccetto, adesso come si chiama? A sinistra, sì, piace, chiaro. Però, si chiama così, quindi il terzo. E ti dirò che oggi ha sofferto i primi 20 minuti, sembrava quasi un po' arrugginito. E difatti, è un po' rossolastato anche, no? Era fuori da parecchio tempo e si è notato questa ruggine. Poi tolta la ruggine, direi che la sua partita egregia l'ha fatta, così come tutto il resto della squadra. Aiutato sicuramente dalla, come dire, non dalla pochezza del Cagliari in avanti, perché comunque sia João Pedro che Gaston Pereiro comunque sono due giocatori anche buoni, voglio dire, anche insomma, sì, però hanno giocato magari un sopravvalutati. D'ora. Bisogna qualcuno. Dire la verità, hanno giocato no, un quarto ma d'ora. Hanno giocato poco accompagnati dal resto della squadra, quindi l'Udinese certo. Ha messo sotto. No, Gaston Pereiro però non pervenuto, ragazzi. Non pervenuto, cioè, ma poi sembrava... è entrato anche Keita Balde. Andava dire. A giocare nel primo tempo verso la panchina sì, del Cagliari. Parliamo del giocatore che però nelle ultime partite gli aveva fatti vincere tre partite, sì. Cioè voglio dire decisivo nelle partite precedenti, quindi non proprio... Insomma, l'ultimo arrivato. Però, ripeto, io continuo a pensare che potremmo vedere anche un Udinese con Pablo Mari, Neuting e Becao. Ah, ok. Becao, che ha parlato ai microfoni di Udinese TV nel post partita, vediamo che cosa ha detto il brasiliano autore del pareggio. Secondo me mi mancava quello gol lì che lo cercavo da un po' già. Però, cioè, metto sempre dentro la mia testa che... Il mio ruolo è difendere, cerco di aiutare la squadra difendendo, poi a volte vado davanti e provo a fare qualcosa. No? Oggi sono riuscito a fare questo gol e sono molto felice. Siamo tanto felici, penso che tutto il gruppo. È una vittoria che secondo me meritavamo per quello che abbiamo fatto in campo, per quello che abbiamo dimostrato. Il nostro obiettivo è ancora raggiungere la salvezza, quindi... Manca ancora un po', voglio raggiungere questo obiettivo il prima possibile. Allora, la notizia è che Becao fa gol, come ha sottolineato prima Alessandro Sursa, anche a squadre diverse dal Milan. Però ragazzi, dopo l'abbiamo già celebrato adeguatamente, però oggi che fa gol dobbiamo dire qualcosa, Tiziano. Beh, io l'ho detto subito, cioè questa non è un'azione banale, voglio dire, il gol di Becao non è banale, assolutamente, anzi denota proprio la proiezione offensiva di un difensore che... magari per caso, ma poi sicuramente per una questione proprio anche provata, sta comunque dando il meglio di sé anche davanti, pur, come giustamente lui ha detto, dovendo sempre tener conto che il suo ruolo è quello di difendere. Oggi c'è un intervento che fa nel primo tempo che è fantastico, c'è D'Albert che cerca di lanciarsi diciamo, e cercare di passarlo sulla velocità, lui gli mette un piedone, come un semaforo rosso, lo ferma, vedi che D'Albert continua a correre e lui prende la palla e riparte, che è quello il suo ruolo ed è quello per cui ci sta facendo vedere le cose migliori. Però anche qui non dimentichiamoci, cioè questo signore qua ha fatto anche la Champions League qualche anno fa, voglio dire, non parliamo dell'ultimo arrivato. Poi faceva troppo freddo a Mosca e se n'è venuto via. No? Esattamente. Ha guardato un po' di mesi fa il Tonight con Giorgia Bortolossi. Becao, Alice, anche una moglie, attiva sui social, ma anche lui. Oggi abbiamo un po' di riferimenti social, vediamo che cosa ci hai preparato. È vero, andiamo subito a vedere allora che cosa abbiamo trovato, pescato sui profili dei nostri giocatori. E allora iniziamo subito con quello che ha postato Bram al suo ritorno. Infatti scrive... Dopo due mesi di infortunio sono felice di essere finalmente tornato, darò sempre tutto e lotterò per questi colori, felice di essere tornato con una grande vittoria. Ancora andiamo avanti, vediamo che cosa ha postato Molina, l'esultanza del gol, scrivendo un grande lavoro da parte di tutta la squadra e dobbiamo continuare su questo cammino.
Andiamo avanti poi con le altre foto, eccola qui, gli altri post, Wallace che scrive che bella vittoria, e poi ancora dovrebbe arrivare la foto esatta di Silvestri che anche in questo caso scrive più tre, non lo riusciamo a vedere, ma celebro sulla fiducia e la vittoria, credetemi. Sono tre oggi, no? Sono tre. Ok. E ancora vediamo come Gerard Deulofeu abbia postato nelle sue storie una foto proprio di Beto scrivendo Yes Sir, We Love You, Vamos, e tra l'altro vediamo che ha messo delle emoticon un po' come imbarazzate per la grande prestazione che ha eseguito, che ha svolto. Non è stato l'unico, perché anche Success ha ripostato la foto di Beto congratulandosi proprio per il lavoro che ha fatto. Vi faccio vedere anche la foto che ha condiviso Beto dicendo: scusa se sono in ritardo, ma sono tornato. Ed è simpatico vedere che abbia commentato la foto anche Pereira dicendo: bravo Betinho, era ora che ti svegliassi. Non ha postato nulla poi, carina, no? Non ha postato nulla poi Becao, nonostante la rete, ma ci ha pensato la sua First Lady, che appunto ha postato il momento dell'esultanza e tra l'altro cogliendo proprio il momento in cui le dedica un cuore. So che a te piacciono i momenti di gossip, Nicole, sì, mi quindi vediamo moltissimo. Che condividiamo sempre lei questa passione, ha condiviso il suo Surza, outfit quest'oggi prima di andare allo stadio. Ti escludiamo dalla trasmissione, devi ridere quando parlo io. Andiamo a vedere anche il post che ha condiviso la compagna, la storia che ha condiviso la compagna di Deulofeu, che appunto dice: quest'oggi tengo compagnia, ho compagnia, no? Scrive appunto in spagnolo. Vediamo che però Deulofeu, dall'espressione, probabilmente avrebbe preferito essere in campo. Sì, gli sarebbe piaciuto essere in campo, proprio per il discorso che facevamo prima, no? Sulla voglia di stare in campo. Sassès che viene sostituito ed era un po' imbronciato, e Deulofeu, per le questioni di carattere fisico che lo hanno limitato, ovviamente c'è, è presente, però non era contentissimo di star fuori, no? No, però è importante. Beh, guarda che è importante anche tutti questi messaggi qua sul social, che fanno vedere che la squadra è veramente unita. E poi la vicinanza dei compagni a Beto è importante. Con le condivisioni soprattutto delle parti. Sì, è bello, no? No, perché c'è questa cosa, sai, che dici, magari sono tre che si giocano il posto, vabbè, Deulofeu più o meno è garantito, però Sassès era felice per tutti, anche se sa che a parità di condizioni giocano Beto e Deulofeu. Certo, ma sono segnali importanti. E ripeto, qua è il merito dell'allenatore, c'è poco da fare. L'allenatore, dello staff, perché dopo lo staff fa il resto, no? Sono sulla strada buona, dai, speriamo di andare verso sinistra della classifica, no? Si sa mai. È un po' siamo più lì. Su si sale, verso non è sinistra non è si difficile, sa mai, è difficile. Mancano 5-6. Rivediamo punti. La classifica un attimo, dai, facciamo una piccola proiezione, vediamo se la regia ce l'ha. L'Udinese ha, aiutami Alessandro, adesso facciamo pace. 9 partite ancora. Sì, l'Udinese ne ha 9, le altre ne hanno 7. Il Verona ne ha 8 perché deve ancora giocare. Ok, perfetto. Quindi Facciamo finta che la corsa dovrebbe essere fatta ipoteticamente sul Verona. Sono 9 punti. Se abbiamo una gara in meno e pensiamo di poterla vincere, sono 6. E comunque non sono pochissimi. No, non sono pochi, e c'è anche il Torino in mezzo che ne ha 5 di più dell'Udinese. Potenzialmente 2. Sì. Però. Sì. Che deve bello arrivare. Sentirvi parlare con entusiasmo, deve visto, allora, deve Franco da Cinque ha ribaltato tutto un 5-1, no? Come fa a cambiare le cose, bello. A inizio trasmissione non ce la faremo mai, no? Servono altri 3 punti per salvarsi. No, adesso adesso parliamo di scudetto, Coppa, guarda. UEFA. Arriviamo a mezzanotte, parliamo di qualificazione europea. Alice scriveva: Betinho, finalmente ti sei cosa scriveva Pereira? Betinho, finalmente ti sei svegliato. Invece Pereira non ha dormito ultimamente, perché è il giocatore che nell'ultimo periodo, aiutami, da febbraio, da quando a quantificare, è tornato, lo spazio temporale da febbraio, è quello che ha fornito più assist 4. Fra tutti i giocatori della Serie A. 4 assist, abbiamo parlato di tante cose, però signori miei, non a caso l'Udinese ha cambiato con Pereira passo. In forma l'Udinese cambia passo, non è solo Pereira, perché c'era un giocatore solo che vinceva le partite in autonomia, no, però, okay, o poco più di uno. Però se tu hai la squadra che sta facendo, diciamo, abbastanza bene, c'è un motivo. E poi metti questo e cambia, vuol dire che insomma tutti insieme fai un passo in più. No, dai, Pereira è un giocatore di qualità, ma insomma lo sanno tutti. È un giocatore che potrebbe giocare tranquillamente su una squadra di media alta classifica, no? Quindi, io credo che alla fine, sì, Franco, arrivate alle mie conclusioni,
che questa società ha una squadra e un patrimonio di grande livello in rapporto alla retrocessione. No? E quindi deve stare più su, dice Dalcini. Mettiamola di contestare, di trovare situazioni difficili, questo, perché come adesso è entrato, era fuori tre mesi, è infortunato Pereira, però era un patrimonio della società. Olufeo non c'è oggi, ma c'è qualità. Oggi ho visto una squadra di potenziali buoni giocatori. Ecco, andiamo su questo aspetto qua, perché io, discutendo con Franco Dalcin prima della puntata, gli ho chiesto: tu che sei stato un grande dirigente, chi compreresti di questi che hai visto oggi? Lui mi ha risposto: nessuno. E ho detto: come nessuno? Ma perché, Franco? No, nessuno, perché nessuno di questi è proprio pronto. Cioè, se io fossi una grande squadra... E sì, stiamo parlando di comprarlo per giocare in una grandissima, grande squadra, una grande, evidente, chiaro. Io mi riferivo a questo, che non prenderei nessuno. Certo. Io aspetterei, se fosse possibile, questo un po' dipende dalla famiglia Pozzo, che potesse aspettare un po', no? Perché c'è un patrimonio e un valore molto... Cioè, dici che è una squadra che ha un potenziale enorme, questo, sì, che può ancora, sì. Diciamo, se esplodere, Sì, è sembrata anche una squadra un po' nuova, no? Cioè, io che l'ho vista per la prima volta, sì. Ho visto una grande spinta, una grande qualità, una forza fisica, entusiasmo, un po' di organizzazione, ma non tanto della squadra, ecco, con un po' di organizzazione in più... E ci vuole un po' di tempo. Probabilmente no? L'allenatore, come dicono loro, ha dato una svolta a questa squadra. Penso che possa far bene. Magari una qualcuno piccola... di loro può diventare da grande squadra. Certo, certo. Ma ce ne perché sono quello, diversi. Quello è l'obiettivo, come tanti che sono passati. Ma ce ne sono diversi che possono andare in grande squadra. Ecco, facciamo un po' di nomi. Allora, sono quelli alla fine, no? I nomi non... Guarda, non... Si fa fatica tutti con i cognomi. Poi, i ruoli. Sono tutti irripetibili. Franco. Lasciamo perdere. Ma i nomi... Io ho visto oggi... Tra biondi, scuri e chiari c'è una grande... Allora facciamo, ragioniamo per ruoli, il centravanti. Beh, il centravanti può diventarlo veramente. Che è Beto, traduciamo, beh, insomma, ma tutti lo sanno. Olufeo lo è già. Olufeo lo è già ed è già, ecco, quello è un giocatore già pronto Molina per una grande. Anche lo perché è già. C'è stato. Molina lo è già. Sì, lo okay, è già. Okay. È che bisogna inquadrarlo nel posto giusto nella squadra, perché è bravissimo nella fase offensiva, un po' meno nella fase difensiva. Quindi nel 3-4, no, allora andiamo sui campi loro, 4-3, 3-2, sì. Qualcosa, ma è difficile da inserire in una grande squadra. Però ci sono grandi squadre che giocano con la difesa 3, anche con l'esterno, come fa Molina Udine, no? E l'esterno deve difendere, però. Ma io ricordo sempre nelle grandi squadre. Fu Sarginio, però. Signore, comunque loro saranno più, sono più bravi a illustrarti. Ecco, Tiziano, vai. No, spezziamo piace, la lancia. A me piace, per... dico, Molina potrebbe fare in Italia anche il quarto basso, anche se lui ce l'ha detto anche ai nostri microfoni, che chiaramente lui in Argentina giocava esterno alto, faceva quasi l'attaccante, quindi noi lo stiamo vedendo in un ruolo già... Lui iniziò, diciamo, come attaccante, inizia come attaccante, qui sta facendo il quinto, io un domani lo vedo anche da quarto. Che vede la porta. Sì, però lo vedo... Argentina gioca a quarto basso. Esatto. Esatto. Prima chiedevamo ai nostri telespettatori più messaggi per Molina, sono arrivati proprio su questo tema e ci scrivono quasi sul filo di lana, Alice. Lo vedete più alla Marcello di ruolo o difensore esterno che si propone in modo imperioso in avanti, o alla Gareth Bale, esterno offensivo che è diventato quasi attaccante? Marcello parte dalla difesa, Gareth Bale più da centrocampo per poi diventare quasi attaccante esterno. Voi dove lo mettereste? Cafu. Io ti ho già detto, Cafu. Ma sapete, adesso c'era una vecchia allora, battuta. Una grande squadra, scusami, magari Franco. Lo puoi sopportare un quarto che non difende tanto, ma certo. Deve essere una grande squadra allora. Certo, ma c'era una vecchia battuta di Fabio Capello al quale, insomma, imputavano l'evoluzione di Roberto Carlos quando andò ad allenare Real Madrid e gli dissero: ha insegnato a Roberto Carlos a difendere, e lui rispose: bastava dirglielo, non serviva tanto, ma perché anche comunque il giocatore... Anche Cuadrado era un giocatore, no? Che giocava dei tre alti, gioca dei quattro bassi ed è bravo, anzi, sì, secondo sì, me, se cava, secondo se me adesso è anche più forte, perché difende bene, poi... Dipende anche poi... del 4-3, dipende l'esterno destro che è sopra lui, che deve coprire quando questo va. Ma adesso andiamo in un campo che è più loro, dobbiamo passare a loro la parola.
Attenzione, rispettiamo le competenze, dice Franco Dalcin. Lì c'è qualche altro messaggio? Sì, qualche altro messaggio appunto che si proietta sulla prossima gara. Dicono, alla fine possiamo dire che la squadra ha più di 20 titolari. Chi entra non fa rimpiangere gli assenti. Tutti sono determinati a portare l'Udinese in alto. A Venezia, per esempio, l'assenza di Pereira darà ad Arslan una buona occasione di mettersi in mostra. Oggi si è visto con le sue geometrie a centrocampo. Domanda poi per lo studio. Si può pensare di mettere Samardžić al posto di Pereira domenica? Saremmo troppo sbilanciati in avanti? È vero, perché era in diffida, Pereira è stato ammonito, quindi sì, non ci sarà nella trasferta veneziana. Il ruolo è quello, secondo interpretato me vedremo, in maniera un po' diversa, non titolare. Lo vedremo in itinere, Samardžić, dall'inizio. Non titolare, gioca Arslan. Arslan, sì, ho questa sensazione. Tutti annuiscono, quando usciranno le formazioni faremo il confronto. Adesso dobbiamo confrontarci con il cronometro e quindi vi devo salutare, ragazzi. Grazie a tutti quanti, grazie a Mauro Bergonzi da remoto, che vedo lì, non è successo nessun altro casino, come dici tu, in Juve Inter, mi pare, fa segno di no con la testa, Mauro ride. Manca ancora un po'. È successo, però c'è un palo clamoroso di Zaccaria adesso. Beh, no, successo, mi sembra, Mauro. È successo già abbastanza. Sì, per oggi è già successo abbastanza. Fortunatamente che l'Udinese ci ha fatto vedere del gran bel calcio. E ricordatevi il gol di Molina, che è uno dei più belli del campionato. Perfetto, grazie Mauro. Grazie anche a Franco Dalcin, che è stato con noi questa sera e lo avremo anche nelle prossime puntate. Grazie, ti convinco io. Grazie a Rino Busato per essere stato con noi, a Tiziana Zampieri, ad Alessandro Surza e poi alla fine, last but not the least, Alice Matelloni. Grazie Nicola e grazie a voi, una buona notte. E alla prossima con l'altra domenica.